questa mia zia, mesotelioma pelvico, quest'altra mia zia, anche lei morta di tumore, anche questo mio zio, mesotelioma pleurico, anche quest'altro, una morte atroce, cioè praticamente una mezza famiglia sterminata dall'amianto. E lavoravano tutti all'Eternit E lì. lavoravano tutti all'Eternit. I genitori e gli zii di Luisa lavoravano qui, a Bagnoli, nello stabilimento napoletano dell'Eternit. Oggi restano solo i terreni, in parte contaminati, e le storie di centinaia di operai e delle loro famiglie, che qui hanno trovato lavoro, malattia e morte. Io sono entrato a 17 anni e andavo con 6 mesi con la ditta. Poi la ditta fui assunto dall'Eternit e diciamo il 61, 1° luglio del 61 fui assunto. Io facevo il lavoro controllo tubi, controllo diciamo attrazione, scoppio, prova setaccio di amianto per vedere i bassogini più alti, più cose. Controllo cemento, tutti questi qui. Respirava tutti i giorni quella Respiravo questa roba. roba acida, questo, tutti questi di amianto. Prima di lei lì ci lavorava suo padre, Sì. quindi lei era già entrato con suo padre qualche volta. Sì, sono andato per la colonia marina, avevo 7 anni, già respiravano quel tipo di aria. E poi la festa dei primi maggi, si faceva là dentro, là, che la corsa nei sacchi o tirafuna. E i sacchi qual erano? E i sacchi erano, prendevano chi si chiedevano l'amianto. E voi ci mettevate E dentro niente, e ci giocavate? attaccavano e facevano un po' di rapuna, ci correva prima. Mamma era entrata nel 49, nel 49 e c'è rimasta fino a che ha concepito me. Poi ha ceduto il posto a mio In padre che anno? nell'anno 69, prima che nascessi io, insomma, e non ha preso la liquidazione e ha ceduto il posto a mio padre, quindi ha sentenziato anche mio padre nel momento in cui ha fatto questa cosa. Papà era addetto alle materie prime, quindi sversava i sacchi, li apriva praticamente, quindi c'era proprio una boccata la prima boccata la prendeva proprio mio padre alle materie prime, quindi versava questi sacchi nei macchinari dove si facevano delle miscele. Erano vari tipi, la fibra è di vari tipi. E poi invece mamma era addetta ai manufatti. Quindi, sai, con l'acqua li modellava. Infatti mamma aveva le mani ulcerate tutte praticamente, perché il contatto con la pelle le dava proprio Il fastidio. sindacato diceva sempre che dovevamo avere le mascherine, una macchina aspirapolvere, dobbiamo avere attrezzature per vedere di tutelare gli operai. E E l'azienda che rispondeva? l'azienda faceva sempre orecchie campane, anzi addirittura veniva licenziato per dire qualche parola. Lei quando si è accorto di avere l'asbestosi? Io, diciamo al 96, quando i miei colleghi più grandi disse, ma Vittorio, ma che andiamo a fare una visita e vai a vedere come sta. Enrico Vittorio ha contratto una malattia professionale, modesta insufficienza respiratoria per asbestosi polmonare. E poi 2003 ebbe altri punti per la insufficienza ischemia cardiaca, Ischemia che cardiaca. veniva sempre per asbestosi. Di mamma ho il ricordo perenne dell'affanno, questo affanno continuo per strada, per salire le scale, un continuo affanno, mia madre. E era sempre ammalata. Cioè la nostra adolescenza veramente è stata segnata da questo fatto di vedere mia madre sempre sofferente, era molto sofferente. Tanto che a volte noi dovevamo fare le donne di casa, perché io e mia sorella, insomma, eravamo le due figlie, e quindi lavare la tuta di mio padre, le tute di mio padre, che ne aveva due. Sai, si sostituiva, quando la smetteva, bisognava lavarla. E all'epoca, sai, la lavatrice non era tutta usata così tanto. E si lavava a mano la tuta di mio padre. La prima operazione da fare era svuotare le tasche. Non ci trovavi niente perché papà toglieva, sai, le chiavi e quant'altro. Però trovavi l'amianto.
tiravi le fibre di amianto, le palline di amianto. Lo trovavi dappertutto, era quasi un gioco per noi, sai, che tornava la sera, quando era di turno al pomeriggio, tornava a casa, ci sedevamo sulle gambe di papà e era nostra abitudine, sai, fare questo giochetto dalle orecchie, dai capelli, l'amianto. Lo vedevi, lo toccavi. Mio padre non sapevano, non era voluta la cosa, capisci? Non sapevano della gravità della fibra, perché altrimenti non avrebbero concesso a noi figlie di entrare in uno stabilimento. Cioè, il 1° maggio c'era l'apertura ai figli degli operai, cosa pazzesca. Lo stesso market che c'era lì, tu andavi a fare acquisti in questo market convinta che fosse il giorno più bello della tua vita, sai, sentivi questo odore di dolci, di biscotti. Non sapevi, eri incosciente, non lo sapevi, non eri informato dei fatti assolutamente, nessuno glielo diceva. Vorrei che questa zona fosse bonificata assolutamente, perché non meritiamo tutto questo, guarda. Io da lontano 97 ho avuto un primo cancro. E nel 2004 ne ho avuto un altro. Ho fatto la chemio, ho fatto la radio, tutto il mio bel percorso. Ma è una lotta continua, la mia vita è una vita vissuta giorno per giorno. Anni di sofferenza che la storica sentenza di Torino contro la multinazionale dell'amianto non risarcirà nemmeno in parte. Per le vittime napoletane dell'Eternit il reato è prescritto. Siamo passati davanti allo stabilimento quando ancora c'era, sai, non era raso al suolo ancora. Era nostra abitudine farci il segno della croce, perché quello per noi è stata la tomba dei miei genitori. Quando è finita mia madre, è finita tra le mie braccia, eravamo su un lettino, io e lei. E lei mi dice, guarda, vado in bagno. Dopo 5 minuti rientra in camera, con un affanno pazzesco, le labbra quasi livide. Dico, mamma, stai calma, non ti preoccupare. Dice, no, chiama qualcuno, non mi sento bene. Sai, nella concitazione dei momenti cerco di chiamare mia sorella, ma mia madre si guarda allo specchio, capisce? Caccia del sangue dalla bocca e mi dice, sto morendo, dammi un po' di ossigeno. Non ce l'avevo, non ce l'avevo in quel momento. E quindi mamma, poi l'abbiamo portata in ospedale, ma era già arrivata ovviamente morta. Tu non ci crederai, io ho paura di ingoiare, ho paura di soffocare. Mi ha segnato questa cosa, la morte di mia madre, perché è successa con me, da sola con me, terribile, non lo auguro a nessuno. Adesso questa sentenza, guarda, per noi è come rivederli di nuovo morti. Cioè, mamma, quando è finito mio padre, ci diceva, mi raccomando, dategli voi giustizia se io non la riesco a vedere. Fategli giustizia, perché non è giusto che vostro padre ha sofferto pure lui. E adesso io glielo devo. Io finché campo, io glielo devo.